Questa è la storia del viaggio fatto nel 1551 dall'elefante Salomone, poi chiamato Solimano, da Lisbona a Vienna, regalo del re del Portogallo al cugino Massimiliano, arciduca d'Austria. L'avventura iniziò a Lisbona al calare della notte nelle stanze reali. Il cugino Massimiliano è qui vicino, a Valladolid, come reggente di Spagna. Pensavo di offrirgli un regalo in ricordo del suo recente matrimonio. Qualcosa di prezioso, di raro e vistoso. Abbiamo Salomone, o mio signore, l'elefante. E cosa c'entra l'elefante? Ma per il dono di matrimonio. Allora scriverò al cugino per combinare accordi e date. Dovrei controllare le condizioni dell'elefante. Andrò quindi a Belém a vedere l'elefante Salomone. Mentre il messaggero reale cavalcava verso Valladolid, il re e la sua comitiva arrivarono alla spiaggia di Belém, al recinto dell'elefante posto vicino al monastero dei frati. Ecco l'elefante, d'origine indiana e più piccolo dei suoi cugini africani, e con un bel aspetto nonostante lo sporco che lo copre. Il re, preoccupato, gridò: «Perché così sporco? Dov'è il suo custode? Lavate subito questo elefante!» E dove c'era un elefante, ne spuntò un altro. Alcuni giorni dopo, verso sera, il messaggero di ritorno dalla missione arrivò alla porta del palazzo reale ed entrò. Ricevuto da re e regina, consegnò la risposta del cugino letta dal segretario. L'arciduca Massimiliano accetta e ringrazia per il dono del re del Portogallo. La partenza avvenne nel silenzio del mattino presto, senza spettatori. Subro, il conduttore dell'elefante che vi sedeva sopra, ogni tanto guardava perplesso i componenti, la carovana, che procedevano ognuno con il proprio passo. I buoi dal passo lento, con i carri del fieno e dell'acqua, restarono indietro, sparendo dalla vista di Subro. I buoi? Dove sono i buoi? Infine i buoi arrivarono, con gioia per l'elefante affamato. Dovremmo rivedere la formazione. I buoi davanti a fare il passo, poi l'elefante, quindi gli uomini a piedi e le salmerie, e a chiudere i soldati a cavallo. A sera, sotto una luna piena d'agosto, fu montato il campo vigilato da alcune sentinelle. Subro uscì dalla tenda nel cuore della notte per un bisogno impellente e fu bloccato da una sentinella. Dove stai andando? Vado laggiù, verso quegli alberi sulla collinetta. E là arrivato, vide il paese rischiarato dalla luna. Al mattino il paese si presentò tra il sole che appariva da una parte e la luna che scompariva dall'altra. Il comandante si avviò subito a cercare altri buoi da affiancare a quelli partiti con loro. L'arrivo del comandante e dei nuovi buoi fu accolto con entusiasmo dagli uomini schierati. Dopo giorni, sotto il caldo sole d'agosto, un'abbondante pioggia li rinfrescò. Dato che la pioggia potrebbe scendere anche la notte, il comandante andò a chiedere ospitalità nel primo villaggio raggiunto. Il giorno dopo, equivocando sulle storie di un dio indiano con testa d'elefante, il parroco si avvicinò armato d'acqua benedetta. Ego indignus sacerdos et minister altissimi.
Come risposta, il parroco ricevette un debole calcione dall'elefante che, se fosse stato forte, l'avrebbe fatto entrare in chiesa volando. Ripartirono di buon mattino e la nebbia che li aspettava all'uscita del villaggio li inghiottì, nascondendoli a quanti incontravano. Poi il sole spazzò via la nebbia, rivelando il paesaggio che si apriva davanti a loro. Raggiunsero la frontiera con la Spagna e proseguirono verso nord per raggiungere Castello Rodrigo, luogo d'incontro con gli inviati dell'arciduca d'Austria. Ecco Castello Rodrigo, dove potremmo riposarci in attesa degli austriaci. Arrivano! Arrivano! Ed oltre confine, in una nuvola di polvere, si videro apparire gli austriaci inviati a prendere in consegna l'elefante Salomone e il suo conduttore. Il sole era appena sorto e la luna si apprestava a scomparire quando si misero in marcia per Valladolid, con gli austriaci in testa e i cavalieri portoghesi in coda. A Valladolid vennero accolti con gran festa, con drappi e stendardi alle finestre, come se al posto dell'elefante passasse il santo patrono. Salomone fu lavato, rinfrescato e presentato alla corte, al clero e agli artisti chiamati per ritrarlo. Quindi l'arciduca disse: da oggi l'elefante si chiamerà Solimano e il suo conduttore Fritz. In pochi giorni si organizzò il resto del viaggio verso Vienna. Il comandante portoghese salutò Subro, cioè Fritz, e gli austriaci. Noi torniamo a Lisbona. Vi auguro buon viaggio. Sarà inverno quando arriverete. Il mattino della partenza, la pioggia improvvisa infastidì l'arciduca, preoccupato che la pioggia potesse rovinare la gualdrappa che copriva l'elefante. Aspettiamo, prima o poi cesserà. Come predetto, la pioggia cessò e il seguito del viaggio lo fecero in quella parte di Spagna arida e fin troppo soleggiata, luoghi che sin dal principio avevano visto l'acqua solo in sogno. Giunsero infine alla costa del mare Mediterraneo, al porto di Rosas, nel dubbio di alcuni per l'imbarco dell'elefante. Sbaglierò, ma secondo me la passerella non reggerà il peso. Dubbi a parte, l'imbarco avvenne senza problemi. Alla domanda su dove fossero diretti, un marinaio rispose: a Genova, al porto di Genova, e indicò un punto verso l'orizzonte. Lo sbarco a Genova avvenne con fatica per la gran folla accorsa al porto a rendere omaggio all'arciduca e ammirare l'elefante. La pioggia dell'autunno ormai vicino li stava aspettando all'uscita della città, preludio del concerto che li aspettava più avanti. L'arciduca prese quindi una saggia decisione. Fornite a Fritz e alla truppa abiti e mantelli adatti per pioggia e freddo. Con sollievo il tempo tornò sereno e poterono arrivare asciutti alla sosta di Piacenza. Quindi si diressero a Padova, passando da Mantova e Verona. A Padova la carovana si accampò per alcuni giorni davanti alla Basilica di Sant'Antonio, che per i portoghesi è detto di Lisbona. Da Padova si recarono in due tappe a Trento, dove arrivarono sul mezzogiorno tra una folla festante, ma con il cielo coperto che annunciava neve abbondante. Cominciò
a nevicare, che erano ancora a Trento, e quindi si avviarono verso Bolzano in un bianco paesaggio. I luoghi del loro passaggio erano ormai coperti dalla neve, con le case che si indovinavano per le finestre illuminate e il fumo che usciva dai camini. Arrivarono a Bolzano a notte inoltrata, dove furono ospitati per una giornata gli uomini in varie case, gli animali nelle stalle e gli arciduchi presso i nobili della città. Al momento della partenza, Fritz chiese lumi sulla strada. Oggi andremo a Bressanone, appena 10 leghe. Saranno solo 10 leghe, 10.000 antichi passi oppure 50 chilometri. Ma il percorso innevato non fu veloce come ordinò l'arciduca. Prima di Bressanone li aspettava il passo del fiume Isarco, che apparve loro minaccioso tra le basse nuvole che lo avvolgevano. Arrivati al passo, le alte pareti incombenti sulla stretta strada diffusero un certo timore nella carovana, al che l'arciduca ordinò: «Manteniamoci uniti!» Ma giunti alla vista dello sbocco del passo, sua signoria spronò il cavallo, lasciando i più lenti indietro. A Bressanone si fermarono 2 settimane. Solimano si riposò dormendo, mangiando e bevendo a sazietà, tanto da riprendere il bell'aspetto della partenza. A poca distanza da Bressanone li attendeva il valico del Brennero, ben più pericoloso di quello dell'Isarco, in particolare in inverno, il cui anticipo li aveva accolti. Giunti al passo, l'arciduca diede un ordine perentorio: «Stare uniti e in silenzio totale!» Erano talmente uniti e vicini che l'elefante poté sentire il profumo che emanava dalla carrozza dell'arciduchessa che lo precedeva. Arrivarono a Innsbruck, città austriaca posta sul fiume Inn, che servì per proseguire il viaggio in comoda navigazione verso Passau, per poi scendere sul Danubio fino a Linz. A Linz l'arciduca organizzò la carovana per l'ultima tratta verso Vienna. In testa i corazzieri, poi l'elefante, quindi la carrozza degli arciduchi. Infine, a seguire, la truppa a piedi, le salmerie e gli uomini di fatica. Si avvicinarono a Vienna, che il tempo stava migliorando, tanto che l'arciduca alla consorte disse: «Se continua così, avremo un ingresso trionfale e illuminati dal sole». Due anni dopo il suo arrivo a Vienna, l'elefante Solimano, inizialmente chiamato Salomone, morì. La notizia giunse alla corte portoghese con una lettera che il re iniziò a leggere alla regina. Il cugino Massimiliano dice che Salomone... Non voglio sapere! E la regina corse in camera a piangere per la morte di Salomone, poi detto Solimano.